Allora, Demetrio sposato, tu sei un senatore della classe, l'avevi lasciata, sei ritornata in via eccezionale, una sorta di Pasqua bellissima, eh? Tu che sei uno attento a questi particolari, si sentiva oggi in acqua che era giorno di Pasqua poi alla fine, cosa ti resta di una Pasqua del genere, 5 ore a 25 nodi? Mi resta una Pasqua meravigliosa e memorabile, anche perché quattro prove in una sola giornata, cioè, sono una tantum veramente. Erano anni che non mi capitava. È stato veramente bello, divertente. Ci siamo divertiti tanto, sono molto felice di essere qui. Senti, Demetrio, tu hai fatto questa scelta, stai studiando, a che punto è il tuo studio, dici? Il mio studio procede bene, sono al passo con gli esami. E ho deciso di dedicare questa settimana a quello che ho sempre amato e devo dire sono felice di questa scelta perché alla fine non mi ha rubato dello studio, mi ha donato tanti bei momenti di felicità. Senti, io so che questa cosa posso chiederla probabilmente solo a te, ma comunque a te posso chiederla, ecco, diciamo così, tu studi medicina, quindi stiamo affrontando un periodo, insomma, così delicato che probabilmente chi oggi studia medicina sa che il suo lavoro futuro sarà ancora più importante. A Pasqua tutta l'Italia è chiusa in casa, noi abbiamo vissuto questa giornata di mare bellissima, che messaggio ne possiamo trarre? Ne possiamo trarre che siamo molto fortunati e dobbiamo meritarcela questa fortuna, quindi significa che dobbiamo stare tutti molto attenti e ricordarci che appunto contestualmente stiamo vivendo un momento difficile, quindi siamo qui, dobbiamo essere felici, ma dobbiamo essere molto attenti e essere d'esempio, perché solo così si può dimostrare che si può ritornare alla normalità.